Sono in compagnia di Antonella Barbieri di CIA Confezionatrici, che ringrazio. L'anno scorso avete avuto veramente un buonissimo anno nonostante i problemi legati alla pandemia mondiale, quindi avete fatto dei buoni risultati. Sì, nonostante tutto noi siamo sempre andati bene perché abbiamo sempre tenuto alto il nostro scopo di far andare bene le cose e non abbiamo dato peso oltre al necessario a queste difficoltà mondiali e a questa malattia che c'è. Se noi abbiamo dei pensieri negativi e continuiamo a concentrarci su quelli, purtroppo la realtà poi diverrà negativa. Certo, e tra l'altro continuate a innovare, a migliorare molte delle vostre macchine, parlando di cose positive. Sì, parlando di cose positive, c'è uno studio, una ricerca continua, ci sono stati nuovi progetti di nuove tipologie di macchine in nuovissimi campi dove ci siamo lanciati e il risultato è stato molto positivo, confortante e degno di nota. CIA Confezionatrici si rivolge ad aziende medio-grandi, ma anche ad aziende piccole, medio-piccole, che devono partire col confezionamento, quindi avete una vasta gamma di macchine. Sì, diciamo che noi abbiamo tutte le soluzioni dall'inizio al semi-industriale o industriale, adesso anche con la 4.0, con vari incentivi che ci sono stati a livello di legge, di finanziamenti, di sovvenzionamenti, eccetera. Questo credo e vedo che ha aiutato molto tante imprese a decidere di iniziare dei nuovi progetti e noi li abbiamo affiancati e abbiamo trovato le giuste soluzioni per loro. Inizialmente voi siete partiti con la produzione di macchine per la pasta e linee complete per la produzione di pasta e poi vi siete avvicinati al mondo del confezionamento alimentare in generale. Sì, siamo partiti col confezionamento iniziale della pasta per completare le nostre linee di pasta fresca, secca e surgelata che producevamo al tempo e da lì abbiamo affiancato un po' alla volta vari modelli, varie macchine e sulla base delle richieste di vari alimentari che poi sono arrivati ci siamo concentrati soprattutto sull'alimentare. Ogni tanto succedeva la richiesta di qualcosa di non alimentare, tipo particolari, tappi, plastiche, gomme, accessori, eccetera, e adesso ci stiamo affacciando a quel mondo. Chi vuole iniziare col confezionamento, voi potete seguirlo, cioè consigliarlo, a già partire da soluzioni semplicissime. Certo, diciamo chi vuole iniziare, noi diamo delle soluzioni semplici, semi-automatiche, che poi possono rendere eventualmente e trasformare in automatico o appunto richiedendo degli impianti più completi, no? Se invece uno ha già iniziato, già ha macchine, già esperienza, è logico che possono essere multiteste, macchine più importanti, macchine con determinati accessori, accorgimenti. Le performance delle nostre macchine sono molto migliorate e abbiamo aggiunto un plus valore a queste macchine rendendole sempre personalizzate, funzionali, semplici e più veloci. Voi vi rivolgete a una moltitudine di realtà, dalle aziende appunto piccole, agricole, ai legumi, ai mulini, a chi ha le farine, insomma veramente una vasta gamma di prodotti. Diciamo che adesso stiamo anche spaziando di più noi su combinazioni un po' diverse che prima diciamo magari rifiutavamo, adesso invece abbiamo visto che sono fattibili. Voi siete un punto di riferimento per il cliente, non è solamente acquistare dal produttore la macchina, ciao, finisce lì. Questo è uno dei punti che secondo me sono dei punti proprio stabili da mantenere
essere un punto di riferimento a livello naturalmente tecnico, a livello di assistenza, di ricambistica, di installazione, eccetera, ma negli anni dimostrare ai clienti che ci siamo. E ci siamo in vari modi, anche solo il fatto di fare gli auguri di Natale, il fatto di ricordarsi di un cliente, di salutarlo con gioia, anche se magari ha preso una macchina 20 anni fa, ha fatto sì che le persone si ricordino di noi e che adesso comincino anche a riconfermare nuovi ordini alla luce di quelli fatti, proprio solo per la conoscenza che hanno di noi. Proprio ieri, per esempio, un cliente ha detto: io, a me serve un'altra macchina uguale a quella che ho preso qualche anno fa, mandamene un'altra. Quindi vedi proprio che c'è la fiducia, non ti chiedono neanche sconti, prezzi, cose particolari, e vanno avanti e fanno i loro progetti ricordando che la collaborazione con noi è sempre stata buona, insomma, no? Certo, voi avete veramente una moltitudine di clienti, non solo qui in Italia. Siamo circa 90 paesi nei quali abbiamo esportato dagli anni 80, che sono gli anni nei quali abbiamo iniziato con la prima azienda di macchine per pasta, e ad oggi come CIA comunque il calcolo è di circa 90 paesi nei quali abbiamo clienti, quindi è una grande soddisfazione. Sappiamo che c'è stato tanto lavoro dietro, tanta dedizione, e sappiamo anche che possiamo far tanto ancora nel futuro, perché abbiamo le basi solide, l'esperienza e la voglia di fare andare bene le cose. Bene, grazie Antonella per essere stata in nostra compagnia, ringrazio anche il pubblico che ci ha seguito e ci risentiremo alla prossima.